Witches, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Martina. La mia faccia in questi giorni è... non so cosa sia successo. Sono piena di sfoghi, ma non ce ne frega niente. La mia pelle ha deciso di reagire così e sfogarsi in questo modo. Non si sa contro chi o contro cosa, però lasciamoglielo fare. Non disturbiamola. Non spaventatevi, è assolutamente tutto normale. Cosa siamo a fare qui oggi? Allora, seguirò un tutorial di una famosissima makeup artist coreana che spiega come realizzare un makeup no makeup, ovvero quei makeup che sembra che non sia addosso alcun tipo di prodotto makeup, che siamo proprio così belle naturali, che fanno alle attrici dei drama coreani. Infatti nei drama non hanno chissà quali makeup, il makeup è sempre molto naturale, realizzato appunto solo per andare a esaltare il viso dell'attrice, e quindi andiamo a vedere come si fa. Andrò a seguire due video, uno per la base e uno per il trucco occhi, entrambi per realizzare look totalmente naturali. Quindi direi di iniziare con il tutorial e vedere come ricreare questo makeup su di me. Come prima cosa bisogna andare a fare il color correcting, quindi andare a correggere le discromie sul viso con dei correttori di colori che vanno a neutralizzare le appunto varie discromie. Ho avvicinato un po' la fotocamera così siamo più vicini e più intimi. Io ho questa palettina di Astra per il color correcting, con la parte dietro di un pennello a prendere il colore da usare sul viso. Usa il verde per le discromie sulle guance, perché loro hanno dei rossori sulle guance, ma anch'io li ho, solo che io non ho la guancetta rossa carina, ho solo i brufoli, e quindi vado a mettere il verde come fa lei. Io ne ho un bel po', lei dice di metterne poco, puntini puntini di verde come se non ci fosse un domani. Io ho dei rossori anche intorno al naso, quindi li vado a mettere un pochino pure lì. Dopo il verde devo andare a mettere un arancione sulle occhiaie. Il verde va a bilanciare il rosso, l'arancione va a bilanciare il viola sotto le occhiaie. Il viola invece, che io non ho mai usato, non ho mai toccato su questa palette, serve ad illuminare le zone più spente del viso, e lei va a illuminare questa zona qui. La vado a illuminare pure io come fa lei, la zona C intorno all'occhio. Questi sembrano i make-up del Coachella, con tutti questi puntini colorati così. Sono pronta per il Coachella, RIP Coachella, chissà quando si potrà rifare un Coachella, nel 2000 mai forse. Ok, adesso cosa bisogna fare? Lei prende un fondotinta che è un fondotinta a cuscinetto. Io ho questo qua di Yada Cosmetics, che è sempre un brand coreano, e praticamente con un pennello piatto va a applicare il fondotinta nella V-zone, nella zona V, che inizia da qui e lo porta fino al mento, quindi fa proprio una linea qua. Dice di fare pressione col fondotinta sopra la pelle e inizia dalla zona D perché è la zona più spessa e non sfuma i puntini che ha messo prima per le discromie, e si concentra solo su questa parte qui, non va né sotto le occhiaie per adesso e né sopra verso il naso. Vado step per step per il fondotinta perché è molto importante seguire ogni step in modo preciso e perfetto, perché è tutto fatto molto meticolosamente. Passo poi alle parti più sottili del viso, intorno al naso, sotto gli occhi e sulla fronte, e continuo sempre con la stessa tecnica.
Io ad esempio quando faccio la base ci metto davvero poco. Io non sono una persona che ci mette tanto tempo a fare la base e molto probabilmente sbaglio perché non faccio delle basi perfette, ma passo molto più tempo a fare il look occhi. Se ogni giorno dovessi farmi una base così ci metterei una vita, ma giustamente queste sono basi fatte per persone che comunque devono fare degli shooting, devono fare stare sotto i riflettori, devono essere parecchio perfette e allo stesso tempo naturali. E più è naturale il make-up, e più è complicato da fare, onestamente. Vedete, nel video la truccatrice è proprio precisissima, delicatissima, continua a battere il pennello sul viso, su tutte le aree. E dopo un po' è una rottura di balle se te lo devi far tu a te stesso. Finché te lo fa un altro è bello ed è quasi, anzi, è rilassante, molto rilassante. Adesso lei va a mettere un secondo strato di fondotinta con un pennello da correttore e lo mischia con il correttore. Quindi il correttore che vado ad utilizzare io è il Vanilla di Too Faced, il Born This Way, e vado a mischiarlo con il fondotinta di prima e li mischio. E lei cosa fa? Va a pressare. Ma Madonna mia, lei viene meglio. Perché lei viene meglio? Perché lei non va a sfumarlo dopo che pressa il prodotto, tipo lo pressa e via. Questo non va bene, questo pennello, ci vuole un pennello. Devo andare sopra le aree che hanno bisogno di più coprenza e vado con un pennello, le vado a pressare e non a sfumare, quindi proprio così, in modo da aumentare la coprenza. Beh, devo dire che sta funzionando. Lo metto con questo pennello e lo vado a sfumare con questo di Lime Crime. In questo modo sfumi molto molto bene il fondotinta e il correttore e non si vedono, quindi non rimangono macchie e non vai nemmeno a tirar via il fondotinta sotto con spugnette oppure andando a fare altri movimenti. Così proprio lo pressi nella pelle. Il problema è che ci metti davvero un sacco di tempo di più. Poi correttore. Per il correttore mischia un correttore aranciato più chiaro, più salmonato con il correttore e lo va a mettere in modo super super delicato, piano piano. Ne mette poi pochissimo, sembra quasi che non ne metta. Quindi andiamo a mischiare come prima. Prendo questo più chiaro di correttore e lo mischio col mio. Lo mette sia sotto l'occhio che sopra, lo porta pure su. E lo va a picchiettare poi con le dita. Allora, qua facciamo una cosa inusuale, stranissima, che non ho mai visto. E wow, a parte che la spugnetta che usa è troppo figa, ha una forma troppo particolare, mi piace tantissimo. Andiamo a fare il contouring senza prodotti, usando solo la spugna e andando a levare il fondotinta praticamente. Io non so come si faccia. È tipo il contouring al contrario. Dovrei toglierlo un po' qua, dove si fa di solito. E questo dice che fa così perché rende tutto più naturale. Il fatto è che se io mi tolgo troppo contouring qui, che ho tutte le discromie e le imperfezioni, mi tolgo il fondotinta. Però è davvero una tecnica geniale, perché comunque è geniale. Giuro, non ci sarei mai arrivata. Si vedrà qualche differenza? Si vedrà qualcosa? Non so, sono un po' scettica su questa tecnica. Comunque andiamo avanti. Contouring anche al naso e lo vuoi fare col dito perché è più difficile da arrivarci, quindi con le dita ci arrivi meglio e va sotto la palpebra col dito, quindi vado a togliere il fondotinta con le dita sotto la palpebra e
al lato del naso, così, la punta e l'altro lato. Secondo me, ad averlo tolto, l'ho tolto di brutto il fondotinta. Che bello come la trucca, secondo me la modella starà godendo tantissimo perché è delicatissima la makeup artist con questo pennello e deve essere troppo rilassante, la sto invidiando un sacco. Comunque dice di prendere una polvere compatta, battere via l'eccesso e la va a pressare nella T-zone dove si è più oily, quindi fa il movimento di prima, presso 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 e poi fa ship. Molto delicato per evitare l'effetto cakey, quindi in italiano è tortoso, ma non ha senso tortoso. L'effetto troppo. Gli omini del mio cervello stanno cercando le parole giuste, ma non le trovano. Che sembra che hai troppa roba addosso, diciamo così. Va a usare un puff, quindi va a togliere l'eccesso della polvere con un puff, in questo modo, così. Dopo la T-zone, quindi dopo la zona T, passa a mettere la polvere su tutto il viso e va sempre a picchiettarla perché dice di fare attenzione a non portar via il fondotinta e quindi bisogna picchiettarla piano piano, delicatissimamente su tutto il viso in questo modo. Ultimo step di questo video è la cipria in polvere libera, è perché dice che è meglio andare con un'altra polvere, perché comunque le attrici quando girano un drama ci mettono le ore e in questo modo così il fondotinta dura di più e lo va a mettere intorno al naso poco 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 e nelle zone che sono più oily, quindi più che si ungono più facilmente e lo va a mettere proprio con questa delicatezza estrema che ha. Bello, bello, molto bello. La base è finita. Adesso passiamo all'altro video che facciamo gli occhi. Prima cosa da fare è mettere un primer occhi. Lei lo mette sulla mano e poi lo va a distribuire sulle palpebre della modella e per fissare ovviamente l'ombretto e il make-up che farà dopo. E lo sfuma con le dita, che ovviamente se hai le unghie corte è fantastico e molto comodo. Se invece hai le unghie già sono lunghe come le mie, è un pochino più fastidioso, ma ce la si può fare. Dice che il colore degli occhi della modella è red brown, quindi un marrone rossiccio. Mi chiedo chissà di che colore sono i miei. Io non credo siano red brown, siano brown e basta. Boh, facciamo finta che ho gli occhi red brown come la modella. Lei va a usare un ombretto rosato nude. Uso la Naked Reloaded Palette di Urban Decay e vado a fare quello che fa lei, ovvero mettere questo ombretto rosato su tutta la palpebra mobile della modella e il più rosato che c'è è questo, ma è troppo scuro. Ma ne prendo un pelino e lo mischio con questo. Quindi mischio questi due e lo metto delicatissimamente, come abbiamo visto fino adesso, come fa lei. E ha scelto questo colore appunto per il colore di occhi che ha la modella e lo porta anche sotto l'occhio.
prendo come lei un marroncino chiaro, lo va a mettere alla base dell'occhio qui, lei lo sfuma dall'interno verso la metà, quindi è come se dividesse in due step l'applicazione. Gel liner. Io ho questo qui di Mesauda che è nero. Praticamente adesso con questo gel liner, con un pennello molto sottile, devo andare a metterlo nella lost zone, che sarebbe tra l'attaccatura delle ciglia e la palpebra, che è la parte più difficile per il mio occhio sulla quale arrivare, perché io ho tante ciglia e quella parte lì non riesco mai ad andarla a colorare. Proprio tra le ciglia e l'attaccatura, cioè le ciglia che proprio mi impediscono l'arrivo alla palpebra in quella zona lì. Non sembra, ma questa tecnica va un sacco ad accentuare, è proprio un trucchetto per andare a accentuare la bellezza naturale dell'occhio, perché è come se lo andassi a definire, è come se quando disegni usi il tratto più spesso per andare a definire delle parti in un disegno. Mamma mia, come sono poetica! Andiamo avanti che è meglio. Ora dobbiamo trasferirci all'esterno dell'occhio, nella found zone, nella zona trovata. Prima era la lost zone, adesso l'hanno trovata la zona, perché è quella fuori dell'occhio. Delle linee sottili, solo verso la fine. E bisogna rimanere proprio attaccati, attaccati, attaccati. Mi raccomando, lo dico a me stessa, lo sto proprio dicendo a me stessa perché so già che non è facile per me, è una cosa per me difficilissima. Io poi ho le ciglia anche incurvate e mi impediscono proprio l'arrivo alla loro base. Il prossimo step è un altro step che non faccio mai, ovvero quello di arricciare le ciglia. Loro giustamente, avendo le ciglia molto dritte, hanno bisogno di arricciarle, e vado a fare come fa lei, dice di arricciare la base, la metà e la punta delle ciglia. Purtroppo le mie ciglia, quando le piego col piegaciglia, peggiorano perché si incurvano fin troppo e non mi piace l'effetto. Però siamo qui per seguire il tutorial e il tutorial seguiremo. Mascara. Per il mascara dobbiamo pulire bene l'applicatore del mascara, perché l'effetto deve essere molto naturale, come se non stessimo indossando alcun mascara. Quindi via tutto l'eccesso, e lei lo va a pulire anche su un pezzo di carta. Che scasso, vediamo come viene il Lash Princess privato metà del prodotto che solitamente si applica. Allora, devo andarci piano, non devo fare grumi, devo farle il più naturale possibile. Ok, questo è il più naturale possibile che posso fare. Ok, e con ciò che mi rimane devo andarne a mettere un pochino anche sulle ciglia inferiori, giusto per far sì che si vedano, ma non troppo, perché dobbiamo rimanere naturali. Allora, le sopracciglia sono un pochino un problema, perché io non ho assolutamente le classiche sopracciglia coreane, ma sono per niente dritte, le mie sono proprio incurvate naturalmente, io non le tocco qua da un sacco di tempo, non tolgo le sopracciglia qua, ma sarà più di un anno forse, quindi è un po', dovrei tagliarle, anzi rasarle alla fine per farle dritte, ma non è una cosa che ho interesse fare.
Quindi vado a colorarle, tra l'altro le mie sopracciglia sono pure decolorate e blu, ma adesso si stanno pure sbiadendo. Uso questo brow powder di The Balm, che è interamente riciclabile, tutta carta e latta dove c'è la polvere. Così una volta finito si può buttare e ciao. Vado a riempire le mie sopracciglia con questa polvere per dargli un po' la forma e colorarle, e vado a colorare le sopracciglia. Questo mascara per sopracciglia di Lime Crime, che è nella colorazione Baby Brown. Ma io mi sono appena ricordata che ieri sera ho ordinato coreano e ho i leftovers da mangiarmi dopo. Oh mio Dio, sono la persona più felice del mondo. Oh, che belli gli avanzi il giorno dopo. Mi amo, amo la Martina del passato che ha pensato alla Martina del futuro che avrebbe molto gradito di nuovo mangiare coreano il giorno dopo e ha comprato abbastanza roba per avere gli avanzi il giorno dopo. Fantastico, questo è proprio life goals. Allora, purtroppo le sopracciglia non saranno in tema con questo video perché se ne pa possibile sulle mie sopracciglia, ma andiamo avanti con l'ultimo step. Step è il rossetto, che è un lip gloss. Lei ne prende uno corallo rosso. Io ho questi due, uno è di Nabla e uno è di Mesauda. Credo che userò questo qua più rosso. Ne mette di più nel centro. Questo gloss si vede pochissimo, ma come mai? È trasparente. Provo l'altro di Mesauda che sembra più scuro. Ok, questo va molto meglio. Bisogna metterne uno strato spesso nel centro e poi uno strato più leggero verso l'esterno. Allora, il look finale è questo qui ed è semplicissimo da vedere, ma ci ho messo, ma saranno 2 ore che sono qui a filmare questo video. Per la base ci è voluta davvero un sacco di tempo ed è giusto che sia così, perché comunque quando fai una serie, quando devi poi essere su un set a filmare, è giusto che il trucco debba reggere, quindi deve essere fatto davvero bene. E se puntiamo tutto sulla naturalezza, è molto naturale. Fare un contouring semplicemente togliendo il fondotinta con la spugnetta su di me non va tanto bene. Come look finale è molto carino e molto naturale, solo che ovviamente non lo farei mai tutti i giorni. Mi dovrei svegliare alle 7 per poi riuscire a uscire di casa a mezzogiorno. Però è stato divertente perché ho provato delle tecniche nuove ed è sempre bello vedere come i make-up artist trucchino le persone, perché ovviamente loro, avendo studiato, hanno tecniche diverse e tutti comunque hanno un proprio metodo, impari qualcosa da tutti quanti. Detto questo, viva i K-drama! Scrivetemi giù nei commenti qual è il vostro K-drama preferito. Il video è finito, mi raccomando, stay positive and be kind. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Muah!